Siamo in Val di Fiemme, esattamente località Zaluna. Siamo appena arrivati e ne approfittiamo subito del sole perché poi nei prossimi giorni dava brutto tempo, quindi facciamo una passeggiata. Non so ancora di preciso dove, ma dovremo andare a visitare le falesie di Sotto Sassa, sperando che siano del tutto percorribili, perché avevo mezzo letto da qualche parte che forse non lo erano. Speriamo bene, vediamo un po'. Comunque non possiamo fare un granché oggi, vediamo un po' nei prossimi giorni. Comunque ci accontentiamo, perché non possiamo fare altrimenti, dai. E niente, noi siamo partiti da casa fra virgolette adesso e vediamo cosa ci riusciamo a combinare oggi. A dopo! Che dopo un po' di asfalto, qualche casetta e qualche un campeggio, Val Verde, abbiamo cominciato una strada forestale che Zoe e Daniel ci sono già stati 9 anni fa qua con i passeggini. Anche 10, avevano 3 mesi. Quanto? 3 mesi, è stata una delle prime gite che hanno fatto. Ecco, allora adesso replichiamo. Siamo arrivati 9, 10 anni dopo e sembrava che ci fosse sin quasi fresco, invece adesso si schianta dal caldo. No, questo è anche mezzogiorno, sotto il sole, quindi non è che possiamo scappare. Comunque dovremmo andare adesso all'ombra, quindi all'ombra si sta bene. Anche noi insieme a Stefano Into the Dolomites. Che grande Stefano, ciao! Avete visto il ponte sospeso, che poi è praticamente identico a quello che abbiamo percorso l'anno scorso in quel piccolo video di Panaveggio, del lago di Panaveggio, quando pioveva. E vabbè, adesso sto tornando indietro e i ragazzi con Francesca sono già più avanti, ma niente, li vado a raggiungere e
E niente, qua Margot ansima un po' perché la faccio correre, poveretta. E ansima anche perché ha avuto paura del ponte, vero Margot? E così dopo 10 anni siamo ritornati a Sottosassa. Tra l'altro fantastico perché sembra di essere in Canada. E purtroppo non si può sentire, ma c'è un profumo inebriante. Comunque ritorniamo dalla stessa strada e niente. Diciamo che per prendere confidenza con gli scarponi, questa è la camminata ideale. Alla prossima gita! Ciao!